adesso parliamo di un frutto straordinario, la melagrana, perché ottobre, insomma, il mese che caratterizza anche questo frutto, moltissimi per la verità i prodotti di stagione, ma quest'oggi vi parliamo della melagrana, appunto. Prima però vediamo il servizio di Paolo Notari e poi torniamo in studio. Tornate, perché non potete perdere quello che viene dopo. Spremute di melagrana. Al primo incontro sei affascinato dalla sua bellezza, poi scopri anche che è succoso, gustoso, energizzante, rilassante. È il melograno, o la melograna se preferite, citato anche da Carducci. Il verde melograno dai bei vermigli fiori. Questo è proprio il periodo di maturazione di questo frutto, che viene raccolto rigorosamente a mano, uno ad uno, all'interno di questi filari, da questi cinque operatori che, con l'ausilio di questa macchina che fa già una prima selezione del prodotto, può portare in casa in un giorno 30.000 melograni. E quando la melagrana arriva in tavola è una festa, un'esplosione di colori, è propiziatorio, è festoso, è ben augurante, anche se l'apertura, David, può sfiorare la tragedia. Non è proprio semplice. Cerchiamo di renderla più semplice. Faccio vedere un po' come si apre la melagrana. Eccolo qua. Allora, si fa incidere la parte superiore intorno, diciamo, alla corona, poi si solleva la corona per vedere gli arilli. Ecco, adesso andiamo a fare come se fosse un agrume. Ah, hai capito. Ecco qui. Davide, e poi l'uso in tavola, come lo mangiamo? E come lo mangiamo? Lo possiamo mangiare fresco? Insalate? Insalate, certo. È molto, altri molto piatti? Buona. Ci sono tante ricette che si possono ottenere con la melagrana. Alla vostra fantasia, ma il succo è il mio preferito. L'ho detto, spremuta di melagrana, con Paolo Notari. Allora, io prima di presentare la nostra ospite, Monica, voglio fare un elogio del nostro reparto arredamento, che fa sempre queste tavole così belle. Straordinarie, è vero? Sì. Questa poi in particolare è più bella delle altre. Maria Grazia Spalluto, docente di fitoterapia all'Università Tor Vergata, ci parli di questa meraviglia della natura. Allora, è veramente una meraviglia della natura, tant'è che è stato considerato un superfood, come abbiamo visto. È ricchissima di acido ellagico, un componente antiossidante, e ricca anche di tannini. Quindi dopo una ricca spremuta di melograna, di melagrana, perché il melograno è l'albero, facciamo sempre questo errore, si tende a fare. Io consiglio di spremerla in modo tale da facilitarne l'assunzione. Quindi si ottiene questo succo che si può degustare tranquillamente così, spremuto e conservato magari in frigorifero non più di una giornata. Però non si butta niente della melagrana. Allora, noi conserviamo le bucce, in genere sono dei frutti abbastanza rustici, quindi non sono molto trattati, però è meglio ovviamente prendere quelli non trattati. Si mettono in un pentolino. Decotto. Facciamo un decotto, esattamente. Quindi mettiamo due bicchieri, questo è l'equivalente a un quartino praticamente di acqua, lo mettiamo in un pentolino, lo portiamo ad ebollizione, mettiamo anche qualche chiodo di garofano. Perché? Perché da questo decotto noi produrremo un ottimo colluttorio per le gengive irritate. Io pensavo si potesse bere anche, no? Si può anche bere, però è un po' astringente, quindi magari è meglio per questo tipo di preparazione utilizzarlo soltanto come colluttorio. Per la gengivite, quindi per evitare il sanguinamento, per evitare appunto l'indebolimento. No? Sembra un rimedio medievale, non so perché. È un rimedio medievale, ma in realtà è un rimedio medievale, no? Guglielmo da Baskerville. Esattamente, non so perché, no? Ma nelle iconografie, no? Di queste iscrizioni medievali rappresentava la fertilità, no? Perché i semi rappresentavano, certo, la fertilità, tant'è che le donne lo utilizzavano, anche veniva dato alle donne, alle spose, in segno appunto di propiziatorio per la fertilità, proprio perché è simbolo di fertilità, ma sappiamo, infatti, bene perché, insomma. In tutti i quadri della natività e della c'è sempre la melagrana. C'è sempre. Certo.
Allora, che cosa possiamo fare? Allora, noi già abbiamo detto che la melagrana è un ottimo ricostituente, antiossidante, immunostimolante, mai come in questo periodo, quindi, giustamente. Il succo di melagrana ci aiuta anche a rinforzare le nostre difese. Sì, assolutamente sì. Allora, per, come dire, aumentare, potenziare, anche un po' per diversificare l'effetto immunostimolante e antiossidante, possiamo preparare un ottimo frullato, dove mettiamo il succo di una melagrana, questo è già spremuto, quindi lo mettiamo qui. Dopodiché, allora, prendiamo una pianta di aloe. Io, questa è una pianta medicinale meravigliosa che è ottima utilizzare e tenere a casa. Sì. Si può mettere al riparo. Io lo usavo spesso per l'herpes. Fantastico, infatti un ottimo anche cicatrizzante. Ma non pizzica? No, assolutamente, anzi, guardi, eppure è dentro. È dentro, sì. Si prende, allora, si tagliano le foglie, ovviamente, si puliscono con un panno umido. Teme la luce l'aloe, quindi è bene fare queste preparazioni in un luogo non come questo, con meno luce. Prendiamo il parenchima, il gel, che è ricchissimo anche questo di piante cicatrizzanti, immunostimolanti, anzi neanche mi pulisco perché è ottimo anche da applicare sulle mani. Lo mettiamo, lo zenzero. E frulliamo il tutto per avere appunto uno smoothie, adesso va di moda chiamarlo smoothie invece che centrifugato, invece che frullato, utilizziamo, ecco qua, avremo praticamente un frullato ricchissimo di antiossidanti, di antinfiammatori e di immunostimolanti. Allora, questo perché è importante avere queste azioni antiossidanti, perché proteggiamo il nostro corpo dall'attacco dei radicali liberi, ma siccome il nostro corpo in questo periodo dell'anno e mai come quest'anno è occupato a difendersi dall'attacco di virus e dei batteri, che liberano però questa difesa, nello stesso tempo libera sostanze ossidanti. Quindi viva la melagrana e viva le piante medicinali. E viva anche, insomma, un po' i rimedi naturali, tu dicevi le cure medievali, insomma, i rimedi naturali erano un po' il far fronte alle... Però anche ricette, ce lo racconta lo chef medievali. Luciano Bracciantini con questo servizio di Antonio Pettinelli. Buongiorno, oggi vi propongo una ricetta di stagione, lombo di maiale al melograno. Gli ingredienti: melograno, lombo di maiale, porro, carota, sedano, rosmarino, aglio, pepe frantumato al mortaio. Preparo il soffritto all'italiana, carote e sedano, aggiungo del porro e 2 cucchiai di olio di oliva. Appassite le verdure, le togliamo e adagiamo il nostro lombo. Sfumiamo con del vino. Riuniamo le nostre verdure al lombo di maiale, andremo a mettere 2 mestoli di brodo, copriamo e aspettiamo circa 60 minuti di cottura. Mentre cuoce il nostro lombo, andiamo a preparare il nostro succo di melograno. Una volta cotto, togliamo il lombo dalla casseruola. Frulliamo tutto e lo rimettiamo in padella per ridurlo e aggiungiamo il nostro succo di melograno. E con questo piatto vi mando un grande saluto e l'augurio di un buon autunno. Questo me lo faccio, arrosto di maiale alla melagrana, non male, professoressa? Assolutamente sì. Poi ci dici com'è venuto, però. Sì, eh? Se lo faccio io, figuriamoci. Grazie, professoressa. Grazie davvero. Grazie. Adesso.